La penultima giornata del turno d'andata del Girone F regala un solo derby abruzzese, quello dello stadio dei Marsi di Avezzano, tra i biancoverdi di Federico Giampaolo e il Pineto. Marsicani che vanno alla grandissima, 8 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 11 partite. Un ruolino di marcia spaventoso che ha portato la squadra del presidente Gianni Paris al quarto posto solitario in classifica. Avezzano rinnovato, specie davanti, è andato via, come delle previsioni, Piotr Branicki, che si è accasato alla Pro Sesto, ed è tornato Michele Bisegna, che domani però non ci sarà per squalifica. Il reparto d'attacco procede alla grande, 13 reti nelle ultime 4 uscite. No, io, questi ragazzi hanno bisogno del calore del pubblico, dei tifosi dell'Avezzano. Siamo contenti che anche lì a San Marino i tifosi sono venuti, ci hanno seguito, ci hanno sostenuto. Sarà una partita, come tutte le altre, difficile da affrontare, perché il Pineto è una buona squadra, ha giocatori validi, di esperienza e di qualità, però noi, come dico sempre io, grande rispetto per tutte le squadre, sia una squadra che si trova ultima in classifica e la squadra che si trova prima in classifica. Noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo fare il nostro calcio, dobbiamo fare il nostro gioco, dobbiamo fare la prestazione, che per me è fondamentale, e se i ragazzi si esprimono a questi livelli possiamo portare la partita in porto. Dall'altra parte ci sarà un Pineto che ha lo stesso numero di risultati utili di fila, 11, ma con un numero di pareggi decisamente superiore, 7. La formazione di Daniele Amaolo sogna il colpaccio, ma rischia di dover salutare molto presto anche Giordano Napolano, appetito da un'Aquila, che recupera De Julis in attacco per la gara interna contro la Jesina. Sul fronte societario rosso-blu invece entro mercoledì si aspetta il pagamento di un ulteriore stipendio, cosa che riuscirebbe a tenere ancora in piedi quel progetto di conservazione e sguardo verso il futuro, che è sempre stato il presupposto fondamentale della nuova dirigenza, anche considerando che la pazienza sul fronte squadra inizia a scarseggiare. La Vastese, terza in classifica, si rega al Tubaldi contro la Recanatese, a cui il mercato invernale ha già regalato colpi a sensazione, specie in attacco. Sono arrivati infatti Manuel Pera e l'ex Pescara e celaro Nicola Falomi. Non sarà una partita semplice, anche se gli aragonesi hanno dimostrato di essere in grado di vincere anche su campi complicati. Colavito non si fida dei leopardiani e dell'organico rinnovato a disposizione di Alessandrini. Sono concentrato esclusivamente per preparare la squadra nel migliore dei modi e per affrontare questa partita, che ha un tasso di difficoltà allucinante, nel senso che vengono da 5 sconfitte, si sono rinforzate, hanno un organico non inferiore alle grandi squadre, quale il Matelica, la Vispesaro, il San Marino, l'Avezzano e tutte le altre. Cioè, hanno un organico importantissimo per la categoria, un allenatore che comunque è un allenatore di categoria, quindi una partita molto ma molto difficile. Per una Vastese che sarà di scena delle Marche c'è un Francavilla che andrà allo stadio Aragona di Vasto a disputare il match interno contro la San Giustese, anche se sembra scoppiata la pace tra l'amministrazione comunale e la società del presidente Candeloro. Questo progetto, ha dichiarato il numero uno giallorosso, è nato grazie all'intercessione di Antonio Luciani e con lui andremo avanti con rinnovato impegno e nei termini di una piena collaborazione. I lavori mancanti per ottenere l'agibilità del terzo settore sono già in via d'appalto, verranno terminati nelle prossime settimane, dopodiché si procederà celermente alla convocazione della Commissione Pubblico Spettacolo, che dovrà esprimere il proprio parere per l'agibilità. Nel frattempo c'è la gara da preparare per Pierluigi Iervese, biglietti a 1 euro per la tifoseria giallorossa. Una squadra forte, una squadra che gioca bene, che hanno gli stessi punti nostri, e sicuramente non sarà facile, però ecco, sarà importante cercare in tutte le maniere questa vittoria. Ho un occhio alla squadra, 3 convocati, lista diramata pochi minuti fa, rivediamo Fofana. Sì, Momo sarà con noi, non credo che in questo momento non ha la condizione giusta per giocare dall'inizio, però starà in panchina e se dovessimo aver bisogno qualche minuto sicuramente lui ce le potrà dare. Sì, mi dispiace per la partita di domenica, perché ci sarebbe piaciuto giocare qui in casa con i nostri tifosi, però di positivo c'è che sono contento che sia il presidente che il sindaco si sono chiariti, perché sono secondo me 2 personaggi importanti. Trasferta delicata per il San Nicolò contro il Fabriano Cerreto, una partita da non sbagliare assolutamente per gli uomini di Luca Campanile. Anche i biancazzurri hanno operato parecchio sul mercato, sono arrivati Daniel Giampaolo, Cristian Tiboni e da ultimo il portiere Alfredo Cannella. Mancheranno Simone De Santis ed Edoardo Monaco, espulsi, e Andrea Massetti per cumulo di ammonizioni. Un lascito pesante.
ricordate quella della gara di domenica scorsa contro il Nero Stellati Pratola. A proposito di pratolani, saranno di scena al Civitelle di Agnone contro il Granata di Pino Di Meo e alla ricerca della prima vittoria stagionale che darebbe un minimo di ossigeno alla rincorsa alla salvezza, ancora oggi davvero molto complicata.